Lago del Turano, magia splendida della natura che esprime davvero scenari incantati, e oggi questa scoperta si alimenta anche di un incanto e di una presenza importante qui sul lago. Grazie. Ilona Staller. Qui al Lago di Turano si trova la natura magnifica, bella. Cosa ti porti nel cuore dell'Ungheria dal punto di vista dei sentimenti, delle emozioni? Beh, innanzitutto io sono di nascita ungherese, dall'Ungheria, dal Budapest, una bellissima città, e io ho un sangue magiaro, però sono venuta in Italia dal 72, insomma, vivo, prima ho vissuto a Milano, poi invece a Roma, dal 75 in poi. Parliamo di politica, anche perché tu in anni in cui ciò sembrava impossibile sei stata una forza dirompente che ha proiettato una donna in Parlamento, e con la forza e la determinazione di chi voleva esserci e credeva di avere dei messaggi importanti da dare. È diventato un caso. Beh, io dal 1987 al 92 ero parlamentare del Parlamento italiano, 5 anni ho fatto il deputato, mi sono rimessa in politica, allora parlavo certo sempre dell'ambiente, del salvaguardare gli animali, contro la vivisezione e no al nucleare e per la libertà sessuale. Io cosa porto avanti, che discorso? Trasporti più efficienti, lotta alla corruzione, abbattimento dei costi della politica, li vogliamo tutti, ovviamente, tutti noi. Istituzione dei parchi dell'amore, abbattimento barriere architettoniche, diritti dei bambini, diritti degli anziani, diritti delle donne, diritti dei disabili, diritti degli omosessuali, anagrafe pubblica degli eletti, strutture socialmente utili, no alla vivisezione, no al maltrattamento degli animali, tutela della dignità dei detenuti, legalizzazione della prostituzione, che avevo già presentato una proposta di legge mio nel 87, e legalizzazione delle droghe leggere. Se noi legalizzassimo le droghe leggere, parlo di marijuana e hashish, io penso che l'80% delle carceri italiane si svuoterebbero, perché appena un individuo che si trovano in tasca o che ne so la giacca un grammo di qualche marijuana, gli danno del spaccio e quindi finiscono in carcere. Assolutamente da cambiare questa legge. È l'altro grande equivoco, quello della prostituzione, in cui veramente c'è una grande ipocrisia. Qui stiamo... Allora, l'ipocrisia dei partiti, che nessuno solleva questo problema, su questa grande problema, che tutto sommato, se legalizzando la prostituzione, intanto non stanno più per strada le prostitute, obbligate dai vari magnacci o comunque dei delinquenti, e quindi in mano della mafia e dei delinquenti, bensì finalmente possono pagare le tasse per lo Stato italiano, e nelle tasche o nella cassa del Stato italiano arriverebbero svariati miliardi in euro, e in più possono controllarsi come sanità e prostitute stesse, e quindi pagando le tasse, insomma, sarebbe un grandissimo aiuto per... E soprattutto basta con l'ipocrisia. Terminiamo, esatto. Terminiamo con questa tua provocazione. Parchi dell'amore, di che cosa si tratta? Beh, i parchi dell'amore, vi ricordate quando c'è stato il problema che a Firenze, che erano uccisi le coppiette da mostro di Firenze? Allora, io ho sempre detto che se ognuno di noi, o comunque ognuno, chi vuole liberamente fare sesso amore, servirebbe un qualche cosa dove praticamente non c'è rischio che vengano tagliati la gola, vengano ammazzati. Parchi dell'amore, non c'è prostituzione, quindi non è per soldi, sono dei bungalow costruiti in mezzo ai boschi dove i ragazzi giovani, coppie giovani, possono appartarsi e fare l'amore liberamente. Questi sono i parchi dell'amore. E terminiamo. Senza il rischio, insomma, di essere uccisi. Esattamente. E a proposito di essere uccisi, terminiamo con una riflessione truce amara: femminicidio, tante donne uccise, qualcosa di terribile. Che ne pensi? Guarda, c'è scritto diritti delle donne. Nel diritti delle donne contro il femminicidio è assolutamente no. E toccate le donne non bisogna toccare, le donne sono come i fiori, coltiviamoli, le donne sono le future mamme, insomma non si possono toccare, non
Le donne sono magnifiche, io sono dalla parte delle donne. E dall'incanto magico del lago del Turano, davvero una giornata splendida, resa ancora più splendida dalla presenza di Ilona Staller. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie. Bacione a tutti. Grazie, cara. Ciao. Grazie. Ciao.